Da oggi su 10 cabine di Como sono affisse altrettante opere d'arte di artisti emergenti, è un'iniziativa del progetto 200 lire, puoi spiegarci di cosa si tratta? Sì, allora il progetto 200 lire nasce a Como e coinvolge 10 artisti nazionali ed internazionali ed altrettante cabine telefoniche comasche. E l'obiettivo è quello di ridare valore a un'icona del panorama urbano italiano che a poco sta andando sempre più in disuso, dentro il 2015 tutte le cabine telefoniche verranno smantellate. Questo per me non ha alcun senso, dunque l'obiettivo di questi ragazzi, di questi giovani artisti è stato creare dei disegni che potessero fermare e coinvolgere la popolazione e l'attenzione dei passanti. Ecco, però lo scopo ultimo di questa iniziativa è anche un altro, puoi illustrarcelo? Sì, nel senso che lo scopo ultimo, diciamo, è quello di creare un reale rapporto tra questi artisti, appunto, e Telecom Italia, e quindi far sorgere realmente, trasformare realmente queste cabine telefoniche in veri e propri oggetti d'arte, come in molte parti d'Europa e del mondo sta succedendo, e speriamo che anche in Italia sia così, insomma. Insomma, microspazi espositivi dove poter mostrare la propria arte. Sì, in questo mondo dove è difficile farsi notare, cercare di dire la propria, questo mi sembra un valido motivo per insomma far vedere quello che si riesce a fare, esattamente. Qui siamo in via Mentana, questa è una cabina vicino al mercato coperto, però le altre zone quali sono, puoi dircelo? Sono tutte cabine in punti, diciamo, di passaggio del territorio comasco, quindi sono dislocate dalla stazione di Como San Giovanni alla funicolare di Como, alla stazione di Como Lago, così come il Lungo Lago, insomma la cabina, sì, esatto, di Porta Torre, il Tribunale. E veniamo al nome del progetto, 200 lire, perché chi se lo ricorda lo sa. Esattamente, io in realtà sono abbastanza giovane, quindi li ho visti di sfuggita, ma in memoria dei gettoni telefonici che venivano inseriti appunto all'interno dei telefoni pubblici per poter fare una chiamata, insomma.